Ciao, buona giornata, eccoci. Oggi è il 24 febbraio e siamo alla prima camminata terapeutica all'aperto del 2021. Bellissima giornata. Finalmente me la smetto con la cicletta perché è una palla la cicletta, diciamolo veramente, insomma, è comoda perché mentre la faccio anche altre cose, aggiorno dal telefono tante cose, però vuoi mettere l'aria aperta che potrebbe essere assai migliore, perché qui è quindi qualche mese che non esco, no? Cioè che non esco lungo la passeggiata, no? Perché uscire, sono uscito altre volte in mezzo alla gente, in città, per carità, però qui possiamo fare un report particolare, un sondaggio particolare. Perché? Perché sono sul lungomare di Genova, no, dove faccio sempre la camminata, abbastanza pianeggiante, e va bene così. E quindi è una situazione dove molta gente a passeggio, non solo a passeggio, ma è a passeggio attivo, come possiamo chiamarla, no? Quindi camminata veloce e corsa. Quindi è una particolare situazione che purtroppo mi fa dire che le cose qui stanno peggiorando di molto. Allora, rispetto a qualche mese fa, tra tutta la gente ho visto solo una persona che non stava in tenuta ginnica, che camminava, una persona senza bavaglio o senza museruola, come preferì, solo uno, infatti mi ha guardato, mi ha quasi sorriso, e gli altri tutti con il bavaglio, e visivamente è aumentata la percentuale di persone che cammina veloce con il bavaglio rispetto a qualche mese fa, e è aumentata anche la percentuale di persone che corre con il bavaglio rispetto a qualche mese fa, dove erano rarissimi. Oggi ne ho visti due o tre. La maggior parte di quelli che corrono senza museruola, ma secondo me è aumentata la percentuale di quelli che corrono così, imbavagliati. E quindi cosa significa questo? Che è aumentato il terrore, è aumentato il terrore mediatico. Quelli bravi direbbero: è aumentata la sensibilità civile nei confronti di persone che sono più deboli, magari, che soffrono, no? Sappiamo benissimo la retorica, e quindi questa è la situazione. E per il resto, per il resto intendiamo, almeno io intendo, per il resto degli argomenti di cui normalmente parlo, no? della politica alternativa, del panorama culturale, abbiamo la morte civile democratica, la devastazione più totale di tutto. Siamo veramente messi male. Siamo messi malissimo perché la politica alternativa di unirsi in maniera credibile, in maniera alta, non ideologica,
con degli statisti veri che sappiano parlare al paese in maniera non superficiale, sicuramente, ma in maniera non complottistica, sicuramente, no? per quello che può significare, cercando di dire però le cose come stanno, in modo comprensibile. Non se ne vede traccia, e se vedete gli ultimi video, no? Quelli dove ho preso l'abitudine, perché ho visto, riguardando i video, cercando un'immagine, ho visto che io ogni tanto faccio questo gesto così, no? E mi gratto la testa, no? E allora l'ho preso come emblema del mio scoramento, diciamo così. Quindi ci metto un frame preso in questo modo e poi metto vicino un frame magari del video che condivido, no? Delle persone che dicono cose che dal mio punto di vista non sono sufficienti per non essere tanto cattivi, no? Dicono cose che non serviranno a niente, e quindi il panorama alternativo non riesce a coagulare le sue potenzialità, che sono invece fortissime, perché potrebbe fare da polo d'attrazione per tutti i delusi Lega, Fratelli d'Italia e 5 Stelle, e quindi sommando tutte queste forze potrebbe essere una forza politica rilevante, ma purtroppo non nascerà, purtroppo probabilmente non basterà il mio libro, perché sono un signor nessuno e quindi probabilmente non arriverà alle giuste orecchie, perché secondo me il mio libro potrebbe fare da manuale, da contenuto e da programma, no, per una forza politica auspicabile, diversa da tutte quelle che abbiamo visto finora, in grado di iniziare ad immettere nella cultura e nel panorama politico delle concezioni, delle idee, dei punti di vista diversi dal mainstream, perché qui, ragazzi, siamo completamente succubi di una narrazione che non solo tradisce la democrazia, il diritto, lo Stato di diritto, ma tradisce anche la scienza, tradisce la deontologia, no? Io ho fatto dei post su Facebook dove incito alla Norimberga, perché qui veramente di collaborazionisti di questa dittatura ne abbiamo fin troppi, persone che potrebbero invece, persone, istituzioni, organismi che invece potrebbero dire qualcosa, potrebbero iniziare un'opera di boicottaggio e di visibile, no? di tutto quello che sta accadendo, perché sappiamo benissimo che quello che sta accadendo non c'ha per niente a che fare con una situazione sanitaria che, dire che è raccontata male è fare un favore, ma c'ha benissimo a che fare con il reset della vita su questo pianeta, sostanzialmente. E poi registro anche che anche non solo il movimento alternativo, quello magari più capace politicamente, è messo male, quello magari più dotato di mezzi argomentativi, culturali e anche logistici in qualche modo, perché c'ha militanti, perché c'ha in ogni caso
magari c'ha qualche sede, magari no, c'ha gente che sa come potrebbero essere costruite alcune cose, quindi non solo questo è messo male, no? Si dibatte ancora su, no, su, come avete visto, chi l'ha visto nei video precedenti, su questioni ideologiche, sull'atlantismo, sull'anti-atlantismo, sull'uscita dall'Europa, cioè tutte cose velleitarie detti dallo zero virgola che non tengono conto di chi è, di come è il cittadino italiano oggi, di cosa bisogna dire, di cosa bisognerebbe dire, no? E quindi argomentazioni che ci riportano alle ideologie, che ci riportano, ricordate quando me la prendevo con Fusaro che diceva che il nemico sono gli Stati Uniti, non è la Cina, perché la Cina non c'ha le basi da noi, perché la Cina è un paese sovranista fondamentalmente. Insomma, vabbè, non andate a vedere il video, non lo ricommento qui. Insomma, quindi non solo è messo male, ma il movimento sovranista, costituzionalista, come chiamatelo come volete, ma è messo male anche il movimento più, tra virgolette, più complottistico, no? più che magari virtualmente potrebbe non essere così ideologizzato, così ideologico, ma poi però che c'ha altre pecche, c'ha altri problemi, perché va dietro a narrazioni che potrebbero anche avere qualcosa di vero, ma che in ogni caso non portano ad un'azione politica, no? Quindi l'antipolitica vince su tutto e la fa da padrona, no? Ma che quindi resta in attesa, no, di eventi che dovrebbero accadere, quindi sostanzialmente si spera che l'uomo forte di turno, che in questo caso sarebbe Trump, risorga dalle ceneri o il 4 marzo o nelle elezioni midterm o addirittura nelle prossime elezioni, come se niente fosse, no? Come se il deep state, questo tanto vituperato, criticato e additato deep state, da qui a 4 anni non avrebbe modo, no, di bloccare qualsiasi velleità trampiana, no? come se le armi di cui il sistema mondialista dispone, no? Non lavorerebbero in questi 4 anni nei 1000 modi in cui possono lavorare, perché sappiamo benissimo che c'è un coacervo di interessi fantastico, potentissimi, che detengono la tecnologia, la scienza, i laboratori, la ricerca, le banche, la finanza e tutto quanto, quindi, no? come se niente fosse, ma sì, aspettiamo, no? E questa parte di movimento, ma anche un po' quell'altro, si dibatte sul cercare di capire come sarà Draghi, se sarà un esecutore spietato del deep state e della finanza, oppure, come ho sentito adesso su un audio di qualche giorno fa, di qualche settimana fa, di un analista, non so bene chi è, che ipotizzava che potrebbe Draghi invece rivelarsi, a seconda dei vari tipi di potere che vinceranno dietro le quinte, in scontri che starebbero esistendo, si starebbero consumando e che noi ovviamente non vediamo, no? Potrebbe invece essere, se vincesse una parte, un'altra parte, non così tanto bastardo, oppure, no, se Draghi vincesse il deep state peggiore, potrebbe essere Draghi com'è che ha detto, un carnefice pietoso. Quindi o va bene perché lui sa come è fatto il sistema finanziario, capisce meglio degli altri
come, no, in ogni caso appoggiare delle politiche che potrebbero portare ad un reset positivo, oppure dovessero vincere gli stronzi, potrebbe essere, no, un carnefice pietoso, perché avrebbe dimostrato che in ogni caso, questo è anche vero, che magari, no, durante la sua presidenza la BCE non è stato leggero con la Germania, si è sottomesso completamente ai voleri della Germania. Quindi, ecco, questo è il massimo dove si arriva, no? Sempre nell'attesa di svelamenti vari, di disclosure varie, di tecnologie mediche di altro tipo, di cose più o meno fantasiose, no, che starebbero arrivando, no, e cui ci dovremmo preparare per una nuova età d'oro basata sulla consapevolezza che milioni di persone acquisirebbero, no, nell'osservare di quanto può essere cattivo il sistema. Quindi per molte persone che ascolto, che leggo, che sento in giro, no, non dobbiamo far altro che, perché tanto la politica non serve a niente, no, e non porterà niente di buono, perché la politica corrompe, no? Quindi non c'è modo di farla in maniera diversa, cosa che io invece cerco di scrivere e di pubblicare, no, per cui dobbiamo solo aspettare, pensare a noi stessi, fare tanti bei pensieri, tante belle preghiere e meditazioni, che poi il mondo cambierà magicamente da sé, e perché le forze del bene stanno agendo, e alla fine tutto andrà bene, no? Quindi, ecco, questo è il panorama in breve del tra virgolette alternativo, no, che secondo me è desolante anziché no, insomma. Quindi questa è la situazione, che vi dico, per adesso la finiamo qui per oggi. Probabilmente farò un altro video oggi pomeriggio, commenterò un video di Mattei, vediamo. E quindi vi invito a leggere il mio libro, che metterò il link alle informazioni di questo video, metterò il link anche dell'articolo con cui iniziai a presentare questo progetto, perché su quell'articolo ci stanno tutti i link dei video in cui ne parlo, no? Quindi per chi vuole informarsi, che non conosce. E poi quindi vi invito a come dire, vi invito a iscrivervi a questo canale, a condividere, a iscrivervi al canale Telegram, alla pagina Facebook Massimo Franceschini Blog e alla pagina Facebook che ho aperto sul libro, no? Per il Partito Unitario di Liberazione Nazionale. Quindi condividete, perché più si condivide e più magari le idee che professo, tra virgolette, arriveranno magari a chi dovrebbero arrivare, a chi capace, chi più capace di me, più autorevole di me, di capire che è ora di fare qualcosina di diverso politicamente da quello che oggi viene fatto o non viene fatto. Quindi ci vediamo alla prossima, che forse appunto oggi pomeriggio, oppure alla prossima restituzione, quando sarà. Buona giornata, statemi bene e fate i bravi.